Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog dal Giappone, un vlog sul divano, in relax, e per parlare di un argomento che ho trattato in passato, dopo 4-5 mesi ero già in, vivevo già qua in Giappone, le mie prime impressioni in conseguenza del viaggio. E il fatto è comunque, dopo un anno, quasi e mezzo che vivo qua, ho potuto raccogliere altre situazioni, altre informazioni, chiacchierare con i giapponesi, vedere reazioni e curiosità. Non vi dico, vi dico che io ho due tatuaggi, uno sulla gamba, uno sull'altro, uno più o meno grande, intero polpaccio, la parte dietro, non proprio in modo vistoso, ma rappresenta una cartina dell'Australia, cioè totalmente un tatuaggio che non ci c'entra né uno né l'altro, c'entra niente col Giappone, perciò non possono essere associati a niente. Io lavoro in una fabbrica d'acciaio e sapete che ci sono dei protocolli di igiene. In Giappone veramente molto alti, diciamo che in tutte le aziende che trattano di generi alimentari nel mondo dovrebbe esserci un presupposto che siano super controllate. Poi avete l'idea, cioè, immaginate i giapponesi quando siano ossessivi su alcune cose, cioè i controlli sono ancora maggiori rispetto a un altro paese, perché una minima cosa sbagliata, un'intossicazione, una cosa di nulla, ma in Giappone diventa un problema enorme e l'azienda rischia tantissimo. Ma questo non è vietato all'azienda di farmi il contratto, cioè non è che loro non sanno che io ho tatuaggio, lo sanno, anche molti altri manager, i miei supervisori hanno visto, perché io l'estate non è che vado coperto, vado in patologia come tutte le persone normali, cioè non nascondo il fatto che ho tatuaggi, e la cosa non ha creato nessun problema, perché sicuramente il fatto che io sia straniero pone per molti giapponesi una reazione diversa al tatuaggio che può avere un giapponese in sé per sé. Allora, Giuseppe, mi dico una cosa. I giapponesi non si fanno i tatuaggi, ok, 120 milioni più o meno è la popolazione di questo paese, non dico che il 90% si fanno i tatuaggi, no, perché? No, perché la maggior parte della popolazione giapponese è anziana, perciò sono contro i tatuaggi, culturalmente contro i tatuaggi, perché per loro rappresentano una cosa negativa, ci sono legami storici, culturali con la mafia giapponese. C'è il discorso che se uno si fa tatuaggio, questo è il ragionamento più assurdo che ho sentito, da noi italiani, da giapponesi, che se tu hai un tatuaggio vuol dire che tu frequenti cattive compagnie, perché se tu frequenti buone e belle compagnie non penseresti mai a farti un tatuaggio, perché sai già che con le conseguenze che tatuaggi possono creare problemi a livello lavorativo. Se uno ha un tatuaggio su un braccio, logicamente, può essere visto male, un giapponese non lavorerà mai a contatto col pubblico senza un tatuaggio. Ma vi garantisco che ci stanno stranieri, anche molti americani, che sono stratatuati, di cui uno, io ve lo dico, anche dentro al canale, vive in Giappone da una decina d'anni, c'ha un tatuaggio stratosferico che gli prende tutta la spalla e gli arriva fino al polso, enorme, ed è insegnante, ed insegna in una scuola. Andrà a lavorare coperto, in modo che il tatuaggio non si vede, coperto con una maglia lunga, una camicia lunga, ma è tatuato, c'ha pissimi, c'ha dilatatori, c'è alla letta, c'è normale, lui esce poi così normale, non è che si copre, si fa le paranoie dei tatuaggi. Gli anziani in Giappone ti guardano strano, tendono sempre a capire qual che tatuaggio hai, ma molti giapponesi della nuova generazione si fanno i tatuaggi, anche viaggiando, perché quando vanno fuori dalla mentalità chiusa di questo paese, da questa realtà chiusa, notano che negli altri paesi apprendono sta cosa, che tatuaggio in altri paesi non vuol dire niente di negativo. Ma pensate che io ho vissuto in Australia per 3 anni e mezzo, la mia ragazza è rimasta colpita dal numero stratosferico di persone tatuate che c'erano in Australia. Tatuaggio lo possono avere chiunque e possono lavorare ovunque, ci trovate tatuati anche i poliziotti, trovate tatuati con i rasta, anche gente che lavora in banca, cioè, perché non si giudica la persona per il tatuaggio, si giudica la persona per quello che fa, per quello che deve rendere. Ma in Giappone l'apparenza di quello che tu sei, cioè quello che la gente vede, deve essere più pulita, più onesta possibile. Il tatuaggio può sporcare questa, non detto, onestà. C'è una società che non fanno accordi e contratti con persone tatuate, perché per possibili legami con la mafia locale non fanno questi tipi di accordi. C'è ancora questo pregiudizio in Giappone molto forte. Ma io dico una cosa. Tutti quelli che dicono e che commenteranno sotto questo video, bisogna rispettare il Giappone con le regole, le regole del tatuaggio, bisogna rispettare
Nel 2020 ci saranno le Olimpiadi in Giappone, le quali porteranno qua una mola di gente stratosferica, un sacco di persone, un sacco di... Voi pensate che verranno fatti linee per tatuati, non per tatuati? Volete dirmi che se voi avete un'attività, uno stand, che in un mese potrà guadagnare quando non ha mai guadagnato un reale nella vita sua, perché ci sarà un sacco di stranieri che vorranno fare tutte le esperienze possibili in quelle settimane che verranno, come quelle che verranno adesso Olimpiadi, quando andranno a Tokyo, girà. Volete dirmi che non li fanno entrare per tatuarci? Io mi sfido a vedere che li fanno entrare. Li faranno a costo che dovranno creare delle aree o degli orari che in maniera da collocare solo stranieri e non farli mischiare con i giapponesi, perché poi il numero eccessivo di stranieri in questi posti potrebbe creare un po' di imbarazzo o noia, perché i giapponesi sono abituati a vedere solo loro stessi là dentro, ma proprio se tira capita uno straniero ogni tanto, ma vedessi stranieri a flotte tutti i giorni sarà una cosa un po' da dover gestire. Ma fidatevi che i giapponesi non chiuderanno il business per tatuarci, questo è poco ma sicuro. Io non so ci sono stato, o per scelta di mia moglie ho fatto esperienza in quello privato, ho fatto sulla pagina Facebook, trovate un video piccolo e una raccolta di foto del posto che ho visitato, c'è anche il sito che adesso ho avuto la fortuna di poter vedere questa esperienza Ryokan spettacolare, di quelli 50.000 yen a notte, un'esperienza straordinaria. Era gestito da anziani, adesso la società grande ha comprato, allora non hanno gestito internet sta coppia, una famiglia straordinaria. Ma gli è creato il problema del tatuaggio, ho pure fatto, non so, pure quello pubblico, perché ci sta sia quello all'interno, sia quello nelle stanze private, sia quello che tutti possono soffrire, diviso per uomini e donne, e sono pure quelli di uomini. In sé per sé dipende soggettivamente dalla persona, in sé per sé. Alcuni sono favorevoli ai tatuaggi, altri... devono capire, ognuno conosce la clientela che c'è dentro, ma si può soffrire, non è vietato da tutte le parti, non c'è una cosa di odio o di eccesso, è molto legato alla persona, al proprietario, a quello che vuole fare. Guardate, ci sta un parco acquatico vicino a Fukushima, a Hawaii si chiama, e io tengo un video, e là ci sono riferimenti, tatuaggi, non 20, cioè dentro ci stanno cartelli ovunque. Nessuno ti dà fastidio, a me nessuno manda la noia sul tatuaggio, perché sono straniero. Se qualcuno anziano poi la rompe le scale al responsabile che controlla le piscine, perché là poi è una questione, cos'è? È una questione di tra virgolette paraculaggine, o devono darti fastidio apposta, perché il signore è venuto da me a indicare il tatuaggio, di coprirmi il tatuaggio, dopo che io erano 5 ore che stavo dentro. 5 ore che mi hanno visto forse 2-3 mila persone, ma non gli è fregato a nessuno, ma pure con famiglia e con bambini, non gli frega a nessuno. Perché questo signore è una persona che lo sanno, non è che gli crea il problema. Ma lì va l'anziano, 60enne, che gli può dare fastidio, però non è andato, non sono andati a dirgli qualcosa nell'angolo, dove c'è una bella grande famiglia, tra cui 3 uomini belli, tatuati, capito a me, non gli è dato nessuno a dirgli a loro copriti. Ci stanno 2 pesi e 2 misure in questo paese, soggettivamente alle persone. Per chi è interessato, venite in Giappone, non vi fate problemi. Dipende dal lavoro che fate, però lavorate in ufficio, tenete coperti, non nessuno vi dirà niente. Dipende dall'azienda, dal sistema che l'azienda usa per regolamentare. L'azienda di mia moglie, dove lavora mia moglie, non accetta persone tatuate. E non fa contratti a persone tatuate, è una vecchia misura, la tengono ancora viva, e molte aziende tengono ancora così. Nella mia posizione lavoro in fabbrica, perché mi copro, io ho delle tute speciali, ho fatto delle gattichino, le quali sono nemmeno coperto. Ma questo non è... una mia collega giapponese, poverina questa ragazza, perché non avesse tatuaggi, mi ha invidiato, ne ho parlato, lei ne aveva 5. Mi ha fatto promettere di non dirlo a nessuno in fabbrica, perché non l'avrebbero licenziata. Cioè, questa qua, quando va a spogliarsi, che lo spogliatoio in comune, deve stare attenta a come si spoglia, se la chi la vede e chi non la vede. Quando viene va al lavoro, deve andarci coperta anche d'estate, perché c'è 5 tatuaggi grandi.
è una persona tranquilla, una persona per bene, che lavora e fa il suo, però se qualcuno vede tu hai ci posso dare fastidio, forse qualcuno, non lo so. Ma questa è lei mi guardava, mi dava la libertà che io dicevo, papà non c'era mai nessuno che mi diceva niente, ma non c'è motivo di dirmi qualcosa, perché... Cioè, è che sono... Cioè, dopo oggi c'è scritto Australia, c'è zecca niente, con nessuna appartenenza da niente. Ma a volte, in luoghi comuni, un po' di ignoranza, perché il Giappone va avanti su alcune cose e indietro su altre. Su questa domanda è molto indietro da parte mia. Non capisco se uno va tatuato a livelli esagerati. Allora, buon senso. Ma fidatevi che molti giapponesi si stanno abituati a fare tatuaggi. Piccoli se li fanno. Poi li fanno morire questi ragazzi che lavorano nelle società, nelle aziende, fanno, si devono mettere le calze obbligate, quelle scure, per coprire il colore della carnagione, per... Queste sono complessazioni giapponesi, no? Però se tu guardi, noti il contrasto tra il tatuaggio e la calza, si nota sta macchia nera. Allora, vedi, c'è la caviglia, in posti un po' più verso le caviglie, vedi i tatuaggi. Oppure molti ragazzi quando poi il estivo girano con le scarpe aperte, vedi i tatuaggi sulla pianta del piede, o sulla coscia, la parte interna, in maniera che una gonna lunga aziendale copre questa parte della coscia. Ma comunque in alcuni punti spalle nascoste si possono coprire. I giapponesi fanno i tatuaggi, se li fanno. Sta crescendo, perché si sono appresi, hanno cominciato a capire la nuova generazione che non è una cosa negativa, e che la negatività di questa situazione appartiene a un passato. È una parte del Giappone che man mano sta cambiando, perché se il Giappone si vuole aprire al resto del mondo, deve anche accettare che le persone abbiano bisogni diversi dalla vita, pur sempre rispettando queste persone, sempre rispettare la cultura giapponese. Ci sono un sacco di cerotti apposta per coprire i tatuaggi, o di fondotinta o cose particolari per coprire i tatuaggi vistosi. Se uno vi nega l'accesso, non pressate, non cercate di convincere, non rispettate le scelte, perché se, loro sono proprietari, voi siete ospiti, cioè informatevi sempre prima. Ma non vi preoccupate, che la possibilità di fare un sacco di esperienze positive in Giappone la potete avere tranquillamente. E un sacco di persone vivono qua in Giappone tatuate e nessuno li crea nessun problema. Se vi è piaciuto il video, commentate, condividetelo e dite la vostra sempre, perché ogni mio video è un posto per dibattito. Se offendete vi metto la gogna mediatica, perché se offendete poi siete voi e passate per quelli poveri. Dite la vostra e fate in maniera intelligente, perché bisogna sempre cercare di aprire un dialogo tra chi è favorevole e chi è contrario. Questo deve essere internet, non insulto, e no la presa di posizione. Un bacio, raga, al prossimo video del Giappone.